che ci sono un po' di autori che sicuramente tutti conoscete, ma che vi ripresento e ai quali chiedo di alzarsi al momento in cui li chiamo. Così chi non lo sa, perché magari conosce il nome, conosce il lavoro, ma non sa chi sono fisicamente, almeno impara a conoscerli. Cominciamo da Alessandro Sisti. Che sono dietro a questo video, ma lascio la parola a Tito Faraci
che qui anche in veste di moderatore solo soltanto, vero? E quindi la parola a te, Tito, vai, scatena. Si sente? Sì, ma credo sì. Allora, intanto dico una cosa, c'era scritto numero 81 e poi 83, non perché qualcuno si è dimenticato 82, ma ci sarà dopo la prima puntata della miniserie un salto di un numero che sarà dedicato a Topolino, il personaggio, e poi quindi mi toccherà pazientare una settimana in più per mezzo, ci sarà un numero bellissimo. Perché è compleanno di Topolino, merita sempre di essere celebrato come si deve. Allora, mi tocca fare domande, sono curioso anch'io, qualcosa mi sono fatto raccontare in questi giorni, da Bergamo, intervano lì, nello stand, qualche soffiata me la sono fatta, un'idea me la sono un po' fatta, quindi in qualche maniera, perché fino a farvi dei spoiler, no, perché lì giustamente linciato, è tutto elettrificato. Alessandro, ma allora la regola del fumetto anche americano, gli eroi non muoiono mai, Zadume, c'è sempre il trucco. È una regola, perdonatemi, così sono anche visibile, è una regola in fondo anche Disney. Se c'è da stata, certamente, era stata trasgredita in realtà questa regola, in origine, almeno. Ecco, allora la questione è stata trasgredita, perché io non ho mica mai detto che se non fosse morta. Non voglio dire. Allora, tutto quello che non è detto, no? Tutto quello che non è stato detto è necessariamente falso, cioè, anzi, in realtà di solito tutto quello che dice uno sceneggiatore è in buona parte falso. Giustamente, provate a chiedere quando consegnerà una storia, che punto è, dirà che è quasi finita, perfino dopo, per istinto anche tipo un minuto dopo la formazione del soggetto, quindi, cioè, provate il soggetto, per consegnare un formato, provate dopo 2 minuti a chiedere, per una quel riflesso condizionato mi dirà che è quasi finito, quindi nei 2 minuti successivi ha scritto 29 tavole sotto io. In alcuni casi è vero, però. Beh, so, poi come diceva l'amore, che ce lo sempre volentieri, ogni storia fa sulla, perché è una storia, quindi sì. Ogni storia è una cugina, e quindi anche che avessimo raccontato, fatto intendere, mostrato che Zalum non fosse più di noi, infatti. Ma poi comunque voglio dire, non abbiamo nemmeno mai detto che questa che torna sia realmente in Saturno. Lasciamo tutti, volevo levare qualche dubbio, fare qualche provocazione con questa domanda, invece apro nuove cose. Vediamo se riesco a scardinare qualcosa con Claudio a questo punto. È un uomo più concreto. Per esempio, mi dicono, mi è arrivata una soffiata, che dal punto di vista adesso tu. Se quello che ho letto di più la sua sceneggiatura, sia della sceneggiatura, sia quindi poi dell'interpretazione che è dato la storia col disegno, uno degli elementi stilistici che rispetto ai precedenti ritorni di Pick Up ci sono stati, che è una storia dove c'è una visione, se ho capito bene, c'è questa visione che è fondamentale sempre, che fondò Paperini Pick Up e Paperino con la maschera. Quindi ci sia un elemento di comicità, una drammaticità della faccenda, ma è vero? Sì, devo dire che questo non è uno spoiler. Assolutamente, non siamo di fronte a una storia comica, assolutamente. Questo è la mettere chiave. Però c'è un tono di ironia che rispetto alle ultime storie che ho disegnato, ho notato che Alessandro abbia spinto un pochino. E a me fa piacere perché fa molto più contrasto, perché comunque il ritorno di quella che potrebbe essere Xadum, mettiamola così, è di per sé pieno di pathos, sono delle tavole, insomma, c'è un risveglio, c'è una situazione particolare, però è contornato da personaggi nuovi che si affacciano alla vicenda, che danno un tono, qui si sta sulle montagne russe, se dovessi sintetizzarlo sì. Si sale e si sceglie continuamente. Io faccio un giro di tavola cercando di scardinare questa realtà fino a un certo punto. E per esempio, chiedo a Davide, che ha fatto da editor, che poi il dottore Topolino ha fatto quindi da editor questa storia in quattro parti. Uno dei problemi, delle grandi questioni che ci sono in operazioni del genere è il treno già in corso, no? Che non ci sia, ci sono i lettori che viene sempre automatico con le autori, tu che tu
facciamo pensare che tutti hanno seguito tutto, sappiamo sempre tutto, quindi possiamo andare esattamente avanti dove avevamo finito. Una preoccupazione invece che è tipicamente della redazione di Predator fa in maniera che anche chi arriva per la prima volta se si possa accomodare. Immagino che molte persone in realtà in questa sala non abbiano questo problema, ma qualcuno potrebbe averlo. Allora, immaginiamo che questa storia, come avverrà sicuramente, sia letta anche da chi non conosce la saga del Predator, poi non si ricorda degli eventi che a questo punto hanno avuto anche molti anni di distanza, no? È un treno su cui si ferma e ci fa salire comodamente a bordo? Senz'altro sì, perché a parte ci sono delle comodissime pagine introduttive sul giornale riguardo proprio quello che era successo in Saturno. Per chi non lo sapesse, 17 anni fa, se non sbaglio, maestro Sisti. E arrivo subito al presente. È successo che appunto in Saturno, che aveva come arcinemici gli Evroniani, insomma, li ha oscurati, li ha tolti di mezzo, trasformandosi in un stella. Passato tutto questo tempo, ecco che Papernick Picap, insomma, avrà a che fare di nuovo con gli Evroniani e di nuovo con Xadum. In sintesi questo, Picap è amico di Xadum, i nemici sono gli Evroniani. C'è un ma questo lo scoprirete soltanto leggendo la storia. E per quello che diceva Tito, le storie di Xadum hanno una singolarità rispetto a quelle di Topolino, hanno una continuity, cioè da una serie all'altra gli eventi continuano, non è come a Topolino e Paperopolino, normalmente accade che finita una storia si ricomincia da capo, no? Qui invece la storia, la cosiddetta storia orizzontale, va avanti, procede. E di questo in redazione dobbiamo tenere conto, perché gli autori, Alessandro, nelle ultime storie, insomma, Alessandro Sisti, qui presente, Francesco Artibani, vanno avanti appunto con le loro vicende, hanno un'idea molto chiara di quello che succederà, ma è indispensabile, non necessario, un coordinamento tra le vicende. E di questo bisogna fare moltissima attenzione, perché poi voi lettori ci fate ragione bucce, ci vedete in fallo, e questo noi non lo vogliamo, ecco, perché vedo che fate tutti sì è vero, però no. Ma parliamo anche di questo, perché qualche piccolo soffiato l'ho avuto, anche se entriamo in territori molto pericolosi. Marcus, ma ricordiamolo ogni tanto, cioè se c'è stato PK in un'epoca qualche mese fa è stato una cosa che è partita dai suoi colori, cioè si vede, c'erano queste bellissime, la leggenda narra, ma non è tanto leggenda, che c'erano le meravigliose copertine di Paperinic mensili colorate in maniera straordinaria, mente nuova e ancora adesso molto funzionante fino a riguardo. Da Max Montevo c'era anche che non c'è un Paperinic anche così nelle storie, qualcuno si è visto. Ma adesso, cioè, ti sei confrontato con te stesso, no? Ti hai guardato le cose come erano tenute, come sono adesso, questo lavoro che stai facendo negli ultimi tempi con Picap, a confronto con un inizio pionieristico che hai avuto di questo lavoro, e che cosa è cambiato intanto nella tua sensibilità e in quello che si aspettano, soprattutto forse la domanda importante è cosa è cambiato in quello che si aspettano i lettori da una colorazione oggi? Guardate, come dice la leggenda, era nato così Picap, no? da questa idea che avevo avuto di poter attraverso non solo dei colori, ma con un approccio diverso alle copertine, trasmettere delle cose nuove. E poi PK era forse nel cuore o nella mente o nella retrocamera di tanti ed è sbocciato tutto assieme. E diciamo che il colore di anni fa, adesso riguardando le mie copertine di qualche mese fa... Poi ci spieghi anche una cosa che in questo momento sta, non so, vuoi spiegare. Sì, se vuoi la spieghiamo adesso, è dietro Evroniani che... vabbè. Per me era sempre la mia storia preferita, perché è l'incipit di tutto. E quindi mesi fa abbiamo parlato con Valentina se potevo rimettere mani a questa storia, perché alla fine 20 anni fa avevo dato l'indicazione di colore, ma mi sarebbe piaciuto reintervenire e riportarla ai tempi.
gruppi nostri, seguire esattamente la stessa linea di colore che stiamo affrontando su tutte le nuove avventure. Colorare una storia è veramente complicato rispetto a una copertina, perché in una copertina tu focalizzi tutto in un'immagine, in una sensazione che devi dare. Nella storia ci devi entrare dentro. Io penso sempre che meno si vede il mio colore e più funziona, cioè più tu leggi bene la storia, più scorre e meno ti rendi conto che bello il colore, che bello effettino, vuol dire che il colore ha funzionato. Quindi io generalmente il mio pubblico sono i ragazzi, cioè io vorrei che tutti non avessero paura di leggere PK, ma trovassero comunque qualcosa di moderno, ecco. Ma a tradimento, io del tavolo io ho fatto tutto e arrivo fino a Valentina, io ci siamo messi d'accordo, non so se sarò in grado di rispondere, stai attento. E ce ne poi, ma insomma, questo spolino, per esempio il numero che ne dico adesso, io dovete assolutamente comprare, prendere, rubarlo in edicola, fate voi quello che volete, rubarlo dal dentista, perché è non dico che c'è quella storia, veramente, forse chiaro, è una specie di antologia di Beatrice Stiza e soprattutto è tutto un numero che è dedicato al fumetto anche nelle rubriche, nelle interviste. L'impressione generale che si ha, che parlando fra detti a lavori, l'altra sera in piazza mi sono trovato a chiacchierare, invece che con la tua direzione Topolino ha preso una coscienza che non ha mai avuto di essere un giornale di fumetti, no? Che abbia di essere all'interno di un universo di fumetti. Sì. È vero, cioè un po' no, no, è vero e devo dire che non ho grandi meriti in questo, semplicemente io osservo quello che succede accanto a me prima di tutto. Che cosa succede in redazione, l'ufficio di Davide è proprio di fronte al mio e poi tutto ciò che arriva dagli artisti, dagli autori. E effettivamente forse l'unico merito da spettatrice o comunque da persona che entra in contatto con questo universo meraviglioso, però con un minimo di distacco, perché non sono parte integrante della catena che poi è pesantissima, voi pensate, no, Topolino sono 5 storie di settimana, sono 7.000 tavole all'anno da produrre, una cosa che veramente credo sia unica al mondo, mi sentirei di dire. E quando ho iniziato, cioè ho impiegato un po' di tempo però a rendermi conto realmente di quello che succedeva tutti i giorni intorno a me, e mi è venuto quasi prima un po' di rabbia, proprio quello che dicevi tu, cioè perché mi sembrava che non ci fosse all'esterno la percezione del valore di quello che Topolino effettivamente esprime tutte le settimane. Per cui è un po' di... c'è sempre questo discorso sul settimanale che dico sempre che Topolino, se è arrivato dove è arrivato oggi, lo deve proprio alla sua periodicità settimanale, che ha permesso di crescere insieme al suo pubblico e di essere sempre presente quello che nelle famiglie, o comunque presente come parte dei suoi lettori. Nello stesso tempo però il fatto di essere un settimanale ti fa un po' dimenticare immediatamente ciò che è stato, perché viene sostituito subito il contenuto con qualcosa di nuovo, e quindi probabilmente per un lungo periodo di tempo si lasciava perdere che si trattasse di un capolavoro, di una storia un pochino minore, cioè tutto veniva trattato un po' nella stessa maniera, bisognava aspettare l'arrivo di una compilation dei classici o dei grandi classici per riuscire ad esaltarlo. Per cui devo dire che la consapevolezza di poter fare qualcosa in più è arrivata nell'era Panini, perché è quello che vedete anche allo stand, cioè Topolino diventa il motore di una serie di cose che poi hanno anche una presenza sulla lunga distanza e anche una valorizzazione delle storie così come dovrebbe essere, proprio perché sono storie d'autore, sono storie a fumetti vero. In più anche con l'idea di avere questi appuntamenti tipo Lucca in cui proporre dei numeri speciali che siano un po' rappresentativi del valore. Il numero di Lucca naturalmente non siamo riusciti a mettere dentro tutto quello che avremmo voluto, perché comunque Topolino è un percorso, però simbolicamente dentro un numero che in edicola questa settimana, proprio perché per noi questa è la settimana del fumetto, della festa del fumetto, abbiamo voluto esagerare, quindi creare un numero che lasciasse il segno, che passasse un po' la storia.
Ciò non vuol dire che il prossimo numero si smonta, tant'è che poi arriverà pick up, per cui il livello tende sempre a rimanere alto. Però è verissimo, Tito, non è un merito, è semplicemente di essere un po' accorta di qualche cosa, soprattutto del valore delle persone che sono sedute a questo tavolo in rappresentanza poi di tutti gli autori. E penso che questo sia il mio compito, cioè il compito del direttore non è di imporre le sue idee, ma di riuscire a valorizzare al meglio le risorse che ha. Questo è. Non ragazzi, fate un applauso. Anche in questo caso quindi si vede su due mezze domande.